si chiama Casa Colossi, questo è fondamentale, non confondiamoci. Pasolini era nato, quello che abbiamo vissuto tantissimi anni a Roma, però insomma, gli anni della formazione, quelli della guerra, li ha passati in questo piccolo paese friulano, dove lui ha fatto una cosa straordinaria, ha inventato una lingua poetica, cioè la parlata di Casarsa, il friulano di Casarsa, che è diverso dal friulano di Udine, della capitale, dando valore a una parlata che non era mai stata scritta. Le sue poesie, che ha comportato una copia del suo primo, della sua prima silloge in versi, che si chiama proprio Poesia Casarsa, in un friulano che credo che per voi sia assolutamente incomprensibile. Ma detto questo, questa mostra nasce con appunto l'intento di affrontare un tema poco conosciuto, di cui però io ho avuto anche esperienza in qualche misura diretta, perché la mostra ha un percorso, diciamo così, che io cercherò di raccontare brevissimamente, cronologicamente, e l'ho accompagnato quasi per tutta la vita. Ricordo sempre che dove è morto Pasolini era un campetto di calcio ad Ostia, c'erano le porte, e assolutamente casuale, però ha un suo significato. Il giorno del funerale a Casarsa, il 6 novembre, quando vennero con quando la salma venne da Roma, dove Moravia fece quell'orazione funebre, il campo dei fiori, e poi fu seppellito a Casarsa, sopra la bara c'era una maglia di calcio, una maglia giallo-rossa, numero 11. Io con gli amici del Circolo Futurale allora facevo la veglia notturna, e per tanto tempo di quella maglia non si capiva chi l'aveva messa, perché Pasolini non era romanista, però gli piaceva la Roma. E un giorno, finalmente, parlando con il mio Dalmo, ho detto: guarda, l'ho messa io, perché volevo che questa maglia poi, come dire, l'ha accompagnato Pasolini nella sua tomba. Per cui il calcio è stato presente veramente in tutta la sua vita.